sono Sergio Venezia, della Brianza. E mi ha stimolato questa osservazione. L'ultima volta che ho incontrato Euclide Smancio, ormai 4-5 anni fa, chiacchierando, lui mi fece la battuta: l'economia solidale deve arrivare a prodursi degli aerei. Che è una battuta, però fino a un certo punto. Nel senso che le piccole sperimentazioni che stiamo tentando di fare nell'economia solidale sono sperimentazioni, almeno per quanto riguarda alcuni di quelli che sono qua, che si rifanno al suo modello, che dice: noi dobbiamo far sedere allo stesso tavolo tutti coloro, produttori, consumatori, associazioni, chiunque, al limite anche enti pubblici, che condividano un pool di valori e che dicano tra loro: cosa possiamo fare tra noi con le nostre risorse, i nostri prodotti, i nostri servizi erogati senza il mercato? Tu hai bisogno di un detersivo, guarda che c'è lui che lo fa. Tu hai bisogno del pane, oh guarda c'è lui che lo fa. C'è bisogno il pane? Diceva in Brianza, a un certo punto ci siamo accorti che nella provincia più coperta di suolo in Europa, coperta di cemento, se la contende con Caserta, questo primato, ed è anche detiene il record di superficie coperta di ipermercati. Il primo ipermercato nasce a Carugate, si chiamava Carrefour, in Italia, e da lì abbiamo la maggiore superficie di ipermercati. In quella provincia lì ci siamo resi conto che non c'era nessuno che faceva grano biologico. E allora abbiamo detto: cosa facciamo? I nostri figli dovranno mangiare pane, mangeranno pane che deve venire da fuori, da lontano. E quindi, come distretto di economia solidale, il primo progetto che abbiamo fatto è: proviamo a rifarci il pane. Ed è stata un'impresa, perché andare a cercare in quel territorio, in quel contesto lì, del terreno da mettere a biologico era bestemmiare. Cioè, chi c'ha del terreno agrario in Brianza è incavolato nero, perché non è ancora edificabile. Mi spiego? Quindi trovare qualcuno che dice: guarda, sì, io ho 2 ettari, l'abbiamo trovato, ma poi era uno di noi, insomma, no? Che dice: sì, io non voglio metterli edificabili, vi faccio un affitto, insomma, equo. E poi trovare chi lo coltivava, quindi la cooperativa di disabili, chi però ha competenze nel biologico, e poi trovare il mulino. Questa però è stata proprio un'impresa incredibile, siamo dovuti andare a 150 km di distanza, perché non ce n'era più mulini a pietra per il biologico. E poi costruire, cercare i panificatori. Io mi ricordo, sono andato una sera in casa di un panettiere, cercavamo di costruire il prezzo giusto, no? Ma tu quanto costa per un chilo di pane il gas che devi pagare, il sale che devi metterci, l'acqua che devi metterci? Io diventavo matto, ma io non faccio i prezzi così. Io vado all'Esselunga, vedo quant'è, vado al Gigante, vedo quant'è, e a Spagna. Ma ci perdi o ci guadagni? Non lo so. No, questo per dire la logica di quel tavolo che chiede mangi, dice: non è che in questo modo facciamo la rivoluzione, però facciamo un esperimento e vediamo se è possibile ripartire dalle comunità locali che si interrogano su cosa possono condividere fuori dal mercato. Poi col mercato ci devono fare i conti, che se il caffè adesso tra poco ce lo faranno in Sicilia, mi pare che hanno già cominciato, però dico, alcune cose c'è il commercio equo e ce lo giochiamo in quel modo lì, ma facciamo tutto quello che possiamo per metterci in sinergia. Questo ha dei risultati ambientali, di sostenibilità, di poco trasporto, di relazioni, no? E di valorizzazione tante volte di territori che... Mi è venuta, scusate.